Oggi è stato un momento importante per le ACLI e per ALI perché hanno siglato un protocollo per lavorare insieme sul tema dello spreco alimentare. ACLI da tempo sono impegnate in questo tema e hanno sviluppato una piattaforma gestionale che governa e che permette di tracciare, verificare e supervisionare tutto quello che è il processo donativo delle eccedenze alimentari, da quando l'azienda dona a quando l'associazione distribuisce alle persone in stato di bisogno, secondo quelli che sono le indicazioni della legge GATTA. È fondamentale il ruolo e l'apporto dei comuni. Pertanto oggi siglare questo protocollo ci permetterà di lavorare più in sinergia e promuovere il progetto in tante città italiane, in tanti comuni italiani attraverso questo strumento anche gestionale. Sì, vuol dire sostanzialmente questo, che le ACLI si stanno impegnando su una delle declinazioni forse peggiori della povertà e della nuova povertà, che è la povertà alimentare. Il fatto che oggi si firmi un protocollo tra ALI e tra le ACLI dice che soprattutto nei luoghi di prossimità, quindi nei comuni, nelle situazioni anche diciamo di ultima istanza, noi insieme alla Lega delle Autonomie possiamo non solo utilizzare questa piattaforma, ma possiamo anche essere più vicini a quelle fratture sociali, a quelle persone che hanno più difficoltà e che sempre più purtroppo si rivolgono non solo ai centri di grandi organizzazioni caritatevoli, ma anche associazioni come le ACLI. Quindi è un momento molto importante, lo aspettavamo da tempo, credo sia una tappa che ci dà la forza anche per arrivare in quei posti in cui fino a questo momento non siamo arrivati.